Do la parola a Valerio Talamo. L'audio lo dobbiamo dare noi? Aspettate un attimo, scusate. Ecco. Perfetto. Non so se mi sentite. Perfetto, grazie. Devo dire che questa ricerca mi corrisponde al mio, mi è molto interessata sia come studioso delle relazioni sindacali, sia anche come direttore dell'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, che in questa veste è tenuto a un controllo esterno sui contratti integrativi di una cinquantina di amministrazioni, le amministrazioni centrali. Ogni amministrazione fa circa 5-6 contratti l'anno, noi nei fatti scrutiniamo 300 contratti integrativi l'anno, quindi facciamo questo stesso lavoro qualitativo che ha fatto l'ARAN in questa sede, lo facciamo per mestiere, per mission istituzionale. Devo dire che mi ha molto interessato questo riferimento che ha fatto Antonio alla seconda privatizzazione, quella che ha nei fatti enfatizzato il ruolo della contrattazione integrativa. In realtà, se noi andiamo a leggere un po' i fatti della storia del pubblico impiego, ce ne rendiamo conto che dalla privatizzazione in poi esiste una periodica tendenza alla ricentralizzazione, cui corrisponde successivamente una tendenza al decentramento, quasi per reazione rispetto a quello che è successo prima. La privatizzazione del 1993, ad onta del termine privatizzazione, in realtà legava a filo doppio la contrattazione decentrata con la contrattazione nazionale. Era una sorta di filiazione controllata del, insomma, contratto nazionale. E sappiamo anche perché. Perché la contrattazione di secondo livello poteva essere quella nave pirata che avrebbe potuto portare alla frustrazione degli obiettivi macroeconomici di moderazione salariale che erano alla base del mandato economico finanziario della legge delega per la privatizzazione. In tutt'altra logica, come diceva Antonio Naddeo, si situa la seconda privatizzazione, quella del primo, quella di fine secolo. Qui si avalla un altro modello, che è quello multipolare, policentrico. Si cerca di spostare il più possibile l'asse della riforma lontano dallo Stato, in modo da far emergere le differenziazioni fra le varie amministrazioni. E il contratto collettivo doveva essere proprio quell'elemento che doveva far emergere queste differenziazioni a regime. Nascono i comitati di settore, si pluralizzano comparti e aree di contrattazione, la contrattazione da decentrata diventa integrativa. E qui inizia, una volta slegata dai lacci e lacciuoli centralistici, a mietere con cinica spregiudicatezza, perché questa è la fase ricordata un po' da tutti, in cui per esempio la retribuzione di fatto assume una accelerazione sconosciuta al settore privato e addirittura insostenibile per il nostro sistema economico, quella dell'epeo di massa, oppure della produttività a pioggia e degli sconfinamenti, dell'esondazione della contrattazione, insomma, di secondo livello nelle materie precluse, tanto che è a questa fase che c'è questa raffigurazione della cattura del datore di lavoro pubblico, che non è in grado di incarnare quel genuino confronto di interessi che è alla base di ogni fenomeno contrattuale. Non deve stupire, successivamente, ne ha fatto riferimento Sergio Gasparrini, la reazione successiva, che è quella del decreto 150, che è una reazione rabbiosa, quasi muscolare, che cosa fa? Depotenzia lo stesso contratto collettivo, che perde il proprio ruolo storicamente esercitato di autorità salariale e di fattore ordinante di tutto il sistema. E a questa fase che appartengono due norme che esistono ancora oggi, insomma, guardate bene. Una è quella del tetto sui contratti integrativi alle risorse, che è stato in parte superato, ma con risorse aggiuntive da parte dell'ultima legge di bilancio, quella dell'articolo 23,2 del decreto 150. Dall'altro
dall'altro è quella dell'esclusione della contrattazione dall'organizzazione del lavoro, quella zona grigia che si situa tra rapporto di lavoro e organizzazione amministrativa. Badate bene che la legge Madia, nonostante tenti di temperare gli eccessi un po' giacobini della precedente riforma, non ha toccato queste due norme. Ha restituito potere al contratto collettivo, ma non ha toccato questi due aspetti sui quali ci si confronta ancora. Ecco, allora, la ricerca dell'ARAN mi sembra mirabile, proprio anche con riferimento a questo sommario excursus, per rispondere a due domande. In primo luogo, il datore di lavoro pubblico è diventato un padrone serio, come diceva insomma Salvati in un suo antico scritto, è diventato davvero, insomma, davvero autorevole, adulto? E in secondo luogo, de iure condendo, che cosa si può fare per migliorare il sistema? Questa ricerca dà delle risposte. Io le vorrei incrociare brevemente per flash con quelle che sono le evidenze che invece noi come controllori volta per volta riusciamo ad acquisire leggendo, scrutinando i contratti integrativi. In primo luogo l'EPEO dice giustamente la ricerca, c'è una tensione costante tra anzianità di servizio e valutazione, con una sorta quasi di effetto di scambio fra i due elementi, sono per assumere chiaramente maggiore forza si dà, maggiore insomma valore si dà ad un elemento, ovviamente diventa meno importante insomma il secondo. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ovviamente non entra nel merito, ma ha dato sempre molta enfasi nella propria azione di scrutinio, da un lato al principio della quota limitata, che è un principio di legge, come ha ricordato più volte Bordone, che ha riscontrato in quel 50%, perché altrimenti non si capisce che quota limitata sarebbe, sulla base delle circolari del Ministero dell'Economia. Ma anche ricordiamo che la Corte dei Conti considera molto alto il principio del 50%, considera sovrabbondante il principio del 50% in alcune sentenze. Il secondo aspetto che ha chiesto a tutti di non tradurre l'esperienza professionale in anzianità di servizio, come dicono i contratti collettivi. Ma perché questo? Perché se le progressioni sono fatte al 100% e sono fatte sulla base dell'anzianità di servizio, abbiamo ricostruito gli scatti di anzianità, i quali per carità possono piacere o meno, ma è un fatto che il sistema ha effettuato una diversa scelta. Nonostante tutto, nonostante questo, la ricerca è fondamentalmente un po' ottimista su questo tema. Ci sono degli elementi che in effetti sono degli indizi di positività. Sulla valutazione, per esempio, a valutazione noi abbiamo un vero e proprio processo di apprendimento da parte delle amministrazioni che ancora dura, ma che in un primo tempo ha trovato una difficoltà che era oggettiva l'impossibilità di utilizzare la valutazione, per esempio nell'ambito delle progressioni orizzontali, per un problema di rifrazione fra fonti. È un aspetto che è stato, incidentalmente sollevato nella robusta parte storica e introduttiva di questa ricerca. I contratti collettivi del 2006-2009, come abbiamo visto, non contemplavano la valutazione fra gli elementi di giudizio per le progressioni orizzontali. È stato introdotto l'elemento della valutazione con il decreto 150 del 2009, ma intanto la contrattazione collettiva si era bloccata e i successivi contratti, quelli che sono stati stipulati a cavallo dell'anno 2018, in realtà hanno rinviato questo tema in relazione alla ridefinizione dei sistemi di classificazione professionale, tranne gli enti locali. Bene, in questa situazione le amministrazioni si trovavano fra Scilla e Cariddi, fra il contratto vigente, che era ancora quello del 2009 e che inibiva la valutazione fra gli elementi da tenere in conto, e dall'altro lato la norma legale.
il Dipartimento della Funzione Pubblica ha spinto per l'applicazione di quel principio di eterointegrazione legale che adesso è vergato per tabulas dall'articolo 2,2 del 165. Però è chiaro che qui si tratta proprio di una pedagogia. La valutazione pian piano sta entrando e anche io penso che dopo l'ulteriore come posso dire, riaffermazione con il decreto legge 80 e dopo questo lungo periodo di sperimentazione, chiaro, la valutazione non può essere imposta per insomma, Gazzetta Ufficiale, ma questa operazione di diciamo, pedagogia dovrebbe dare i frutti nel successivo periodo diciamo, contrattuale, anche all'esito dei prossimi contratti collettivi che scioglieranno questa impasse di tipo normativo. Un secondo aspetto fondamentale. Noi abbiamo visto una grande spinta sulle progressioni orizzontali, mi pare lo si evincesse anche dalle interviste che sono state fatte in questa ricerca, per cui le progressioni orizzontali sono state piegate a una finalità di tutela del reddito a fronte del blocco pluriennale della contrattazione collettiva nazionale. Noi abbiamo avuto un lungo freddo che abbiamo visto è durato dal 2009 al 2018, e rispetto a questo blocco i contratti con le voglio dire le progressioni orizzontali hanno svolto un ruolo di supplenza di questi rinnovi tardivi o inesistenti. Vado a concludere. Un aspetto considerato è quello della contrattazione nella sfera preclusa. Bene, qui si fa riferimento per esempio all'organizzazione in turni, alla riponibilità, all'articolazione, i contratti integrativi addirittura individuano gli uffici, i profili da integrare o escludere. Bene, qui però c'è una sorta di peccato originale che è nella stessa contrattazione nazionale. Se noi siamo d'accordo che l'articolazione dell'orario di lavoro è organizzazione del lavoro, non sarebbe dovuta essere contrattato neanche dai contratti nazionali. E in ogni caso non sono sempre perspicui i contratti nazionali nel rinvio al secondo livello. Per esempio, quando si parla di contrattazione della flessibilità dell'orario di lavoro, si dice per le finalità di conciliazione vita-lavoro. È chiaro che con un'addizione così estesa, poi per la naturale tendenza espansiva la contrattazione collettiva esonda e regola anche ciò che non è regolabile. Ultimo punto e chiudo, la produttività, sulla quale insiste giustamente la ricerca ARAN. A un certo punto si legge andrebbe valorizzato l'appostamento di risorse a questo fine. È giusto, ma qui c'è una sorta di paradosso, perché i fondi per la contrattazione collettiva integrativa nascono ricchi ma poi si svuotano strada facendo perché vengono congelati in indennità, in voci di spesa fisse e continuative che hanno spesso carattere stipendiale e che comunque non sono più collegate alla produttività. Per risolvere questo problema, il decreto 150 aveva detto la maggioranza delle risorse dell'accessorio vanno a produttività individuale. L'ulteriore riforma ha aggiunto le risorse variabili vanno a produttività insomma, individuale, ma non tutte le amministrazioni hanno risorse variabili, per cui ora come ora questo problema non può essere risolto se non sulla base di risorse aggiuntive che vengono destinate a questo scopo. Secondo aspetto, le indennità. Beh, noi qui assistiamo davvero a una babele di indennità costruite non dal contratto nazionale, attenzione, ma dalla contrattazione integrativa, che negano sia il principio di tipicità, sia il principio del bis in idem, perché si cumulano, ma sono soprattutto delle indennità che sono del tutto atipiche, non previste dal contratto nazionale, e per questo motivo, già per questo, sarebbero illegittime. A questo proposito, tante volte sono indennità che nei fatti retribuiscono delle mansioni o funzioni ascritte ai profili di appartenenza. Per cui su questo altro aspetto, sull'aspetto relativo alla produttività, forse non è il caso di essere invece moderatamente ottimisti come per il sistema delle progressioni. Certo, è molto interessante la proposta che fa
che fa la ricerca di stornare le risorse per le indennità che remunerano delle funzioni organizzative, come è stato fatto con le posizioni organizzative. Però, come giustamente diceva Lorenzo Bordoni, bisogna tenere conto della contrarietà del sindacato, che insomma in questa materia ha un suo peso. Insomma, chiudo qui, grazie per l'attenzione. Grazie Valerio, e io do la parola al dottor Bertola, direttore generale del Comune di Bergamo. A te la parola. Grazie e ciao a tutti, cercherò di essere sintetico anche perché l'ora è ampia, e anzi mi scuso perché poi dopo il mio intervento devo assentarmi, però ringrazio davvero dell'opportunità, sia chi ha fatto la ricerca sia chi ha organizzato l'incontro, e propongo rapidissimamente questo tipo di lettura. Proviamo a ragionare, se sono emersi alcuni elementi da questa ricerca e alcuni di questi sono anche rafforzati perché già emersi in altre ricerche precedenti, forse potremmo porci la domanda se insistere di nuovo con un certo tipo di strumenti dicendo comunque non vengono usati bene sia la soluzione giusta. Io sono molto d'accordo con il ragionamento di Nadeo che dice se prendiamone atto dopo più di 20 anni che esiste l'Istituto delle Progressioni Orizzontali e gli enti di tutti i tipi l'hanno usato in maniera molto simile a un percorso di aumento stipendiale all'aumentare dell'età, anche io non vedo nessuno scandalo nel dire ripristiniamo un pezzo che si chiama anzianità e teniamo la parte premiale a valori effettivamente importanti, anche perché parlo delle funzioni locali, il valore della progressione orizzontale in termini economici uno si accorge la prima volta perché di solito ha un po' di mesi arretrati, ma nei mesi successivi poi non ricorda neanche più. Sul tema dell'indennità, dottor Talamo, ce n'è una che è del tutto scandalosa che ora di togliere, spero che riguardi solo le funzioni degli enti locali, che è pur dentro il salario accessorio destinato alla produttività e si chiama indennità di comparto, cioè un aumento stipendiale fisso a tutti i dipendenti degli enti locali perché in un giro di contratto erano rimasti un po' indietro. Questo mangia una fetta importante e stravolge le letture anche economico-statistiche di questa operazione. È molto interessante, sono d'accordo con Antonio Nadeo quando dice non è ancora utilizzata bene la contrattazione decentrata, anche per una carenza di capacità di gestire le relazioni sindacali. E allora qui mi permetto, ripeto, condividendo pienamente questa osservazione, un ragionamento che dice proviamo a ragionare anche sulla funzione che può avere l'ARAN. Da un lato aumentandone le capacità di ascolto e rilevamento di quelli che sono i temi, i problemi e gli obiettivi che le amministrazioni possano avere. E a partire da questo provare a tradurlo in un percorso di formazione e accompagnamento che cambia un po' lo schema, cioè non è più ti spiego bene come applicare le regole del contratto collettivo nazionale, ma intrecciando bene un pezzo di ascolto essenziale, costringe poi a crescere dicendo per raggiungere gli obiettivi che tu mi hai indicato c'è bisogno di una maggiore capacità e io ti affianco, ti aiuto, ti accompagno per raggiungerla. E su questo propongo nel merito, e vado a chiudere, penso di riuscire a stare proprio nei cinque minuti, parlo di me, nessuno si sente offeso. Io ormai sono vecchio, anche se sono purtroppo nell'età media dei dirigenti delle amministrazioni. E attenzione bene, abbiamo delle generazioni che arrivano, i cui bisogni e obiettivi di cura, di crescita professionale, di sviluppo professionale, non sono quelli che abbiamo in mente noi. Io immagino un percorso che possa per esempio dire bene, per i tuoi primi 5 anni di attività ti faccio scegliere tra produttività o finanziamento di un percorso formativo ad hoc per te che scegli tu nel momento in cui è anche solo vagamente compatibile con la funzione che avrai. In questo modo io contratto un pezzo di produttività e preferisco tradurla nel poter frequentare quel certo master. Dall'altro mi permette di usare degli strumenti non monetari, riconoscendoti anche quelle ore che fai come servizio, e mi avvicino a un'esigenza di oggi che oggi hanno i giovani che entrano con un livello formativo ancora in crescita,
che tendono, giustamente e meno male, a non spezzare più completamente la fase lavorativa dalla fase formativa, ma nella nostra testa questo concetto, parlo, ripeto, di me, poi magari sono l'unico e quindi non funziona. Credo che vada anche sviluppato tantissimo quello che chiamiamo welfare aziendale o welfare territoriale. Qui effettivamente io credo che sia uno strumento utilizzabile, spero che anche per gli enti locali col nuovo contratto si apra questa porta, perché è rimasto forse l'unico, uno dei pochi comparti che è ancora piuttosto chiusa, ma anche qui abbiamo bisogno di crescere e ragionare, prima con una fase di ascolto. Che cosa interessa oggi alle persone che entra da poter tradurre in welfare? E poi andare a costruire le proposte. Dico questo perché mi sembra che moltissimo è stato fatto in questi anni, ma ci siamo concentrati su due moloch che forse possiamo cominciare a mettere in discussione. Uno, la parte economica, il danaro come unico elemento di incentivazione, il che ha un po' falsato il nostro modo. Pensate a come la valutazione è stata buttata, ha avuto grosse difficoltà ad essere ben usata, perché sempre e solamente legata alla parte economica. Il secondo aspetto è quel che succede soprattutto nella prima parte di ingresso nel mondo del lavoro. Noi avremo centinaia di migliaia, se non milioni di persone che entreranno nei nostri enti. Non abbiamo sviluppato, certo che è un problema di cultura, però ragioniamo se anche la contrattazione nazionale integrativa può aiutare su quella fase di ingresso. Pensiamo come abbiamo ridotto, parlo sempre del comparto che conosco, il periodo di prova, poco più che una formalità che si chiude col silenzio assenso. Ora quel periodo di prova può diventare un periodo di formazione sul campo, di accompagnamento, anche di verifica se per caso è sbagliato collocazione, magari pensando anche a collocazioni o scambi intercompartimentali per riuscire a renderla più efficace, perché all'orizzonte, come ben sanno alcuni, noi abbiamo dei grossi problemi sul reclutamento oggi, perché per la prima volta abbiamo una offerta di posti di lavoro che in certe zone supera la domanda per certi tipi di caratteristiche. E non possiamo pensare, non se ne abbia male il ministro, che potremo per alcune figure raddoppiare lo stipendio medio. Non ce la facciamo a dire, i nuovi che entrano prenderanno 3.000 euro al mese di fianco a quelli normali che prendono 1.500 euro. Non è per quella strada lì. Dobbiamo sforzarci di pensare a un nuovo sistema. A me sembra, fatemelo dire con una battuta, che dobbiamo prepararci per le sfide che abbiamo davanti a ingaggiare persone fuori dal comune. Non basteranno persone, come dire, tradizionali. Allora su questo, e lo dico anche in termini generazionali, dobbiamo aumentare, secondo me, la capacità di ascolto e accompagnamento per rendere efficace quello che è il percorso della contrattazione, sia nazionale e a maggior ragione integrativa. Vi ringrazio e mi scuso, ma ho un'altra riunione che incombe. Io purtroppo ho 10 minuti, poi c'ho un altro collegamento, però su queste cose che hai detto poi darò la parola al dottor Mastro Giuseppe, che dovrebbe dare la parola alla professoressa Ponzellini e al professor Vignocchi per gli interventi programmati, e poi gli altri che sì, Cascio, insomma. Allora, però su questo ti ringrazio perché hai condiviso alcune, diciamo, considerazioni che ho fatto in maniera anche abbastanza sintetica. Quella dell'accompagnamento dell'ARAN, che peraltro è anche prevista nelle norme, però noi dobbiamo fare i conti con una struttura che è ridotta, devo dire, non per piangere le cose, ma ai minimi termini, non arriviamo neanche a 50 unità, diciamo. Però possiamo avere tanti strumenti nuovi adesso, no? Di comunicazione per fare un accompagnamento alle amministrazioni. Io mi immagino nuovi contratti, funzioni centrali, funzioni locali, sanità, dove dentro c'è non solo il rinnovo del contratto, ma c'è il nuovo ordinamento professionale, perciò vuol dire una nuova organizzazione all'interno delle amministrazioni, e la parte poi che regola lo smart working, che è tutta una parte nuova all'interno dei contratti collettivi. Ecco, su questo noi ci adopereremo per cercare di accompagnare nei limiti del possibile le amministrazioni, soprattutto in quello che deve essere il ruolo delle amministrazioni stesse all'interno della contrattazione integrativa. Poi io sono d'accordo con te, ti ripeto, io sono molto per la semplificazione dei contratti. Se io vedo, e siamo già in due contratti, quello delle funzioni locali e quello delle funzioni centrali, che sono, diciamo, relativamente semplici. Poi se vai a vedere il contratto della sanità, che stiamo adesso cercando di
chiudere è un contratto dove per adesso siamo arrivati a 170 pagine, 170 pagine di contratto, dove diciamo applicare quel contratto, il direttore del personale che applica quel contratto, secondo me è un genio, bisognerebbe portarlo in giro per cercare che, perché è veramente complicato ed è stata già fatta un'operazione di semplificazione di questi contratti. Perciò su questo ovviamente è importante, e soprattutto è importante l'ultima parte che hai detto tu, cioè di tutti questi giochi, dato che il turnover non c'è stato per più di 15 anni, perciò ci troviamo ad avere un turnover con dei giovani che entrano, ma molte delle esperienze dei funzionari che c'erano prima già sono andate in pensione, perciò c'è una difficoltà di trasferimento della conoscenza dal personale, diciamo, più anziano verso quello nuovo. E soprattutto quelli nuovi sono molto più avanzati, giovani, come dicevi te, molto più avanzati. Hai fatto un esempio giusto sul periodo di prova. Io aggiungerò di più. C'è una norma prevista dal decreto legge 80, che è quella dell'apprendistato nel pubblico impiego, che unisce proprio quello che hai detto te, cioè il fatto che entra un giovane, che entra all'interno di un'amministrazione, può fare formazione per la metà del tempo, e per l'altra metà può esercitare già la sua professionalità all'interno dell'amministrazione. Al termine, questo contratto di apprendistato si può trasformare in un contratto a tempo indeterminato, oppure ovviamente cessare la cosa. E questo è un aspetto rilevante. Quella norma prevede un ulteriore DPCM che non è stato ancora fatto, ma può essere proprio utile quel tipo di approccio ai giovani. E sono d'accordo anche con te sul fatto retributivo, non è solo quello il problema, ne abbiamo più volte parlato insieme su questo, ma ci sarebbero altre cose da dire. Però non voglio rubare più tempo e mi scuso se non sento gli altri interventi, e do la parola alla professoressa Ponzellini. Se mi sentite adesso? Sì. Sì. Perfetto. Sì, un paio di battute dal mio punto di vista. Le mie competenze sono competenze in materia di organizzazione del lavoro, quindi già questo in qualche modo mi mette in una posizione molto particolare rispetto all'esame della ricerca, che è molto interessante, dettagliata, che ho letto in grande parte, che è stata fatta sulla contrattazione integrativa, perché come dire, tutti gli aspetti, tranne, come già stato fatto notare, qualche cosa rispetto agli orari di lavoro, gli aspetti dell'organizzazione del lavoro, essendo per legge estranei agli ambiti della contrattazione collettiva, soprattutto la contrattazione integrativa, non sono ricompresi. E devo dire che, come già altri si sono chiesti, io comunque cercavo segni riferimenti sia per quanto riguarda gli aspetti della flessibilità dell'orario, che sono quelli che ho guardato un po' meglio, ma anche per quanto riguarda alcuni aspetti della distribuzione del salario accessorio, alle questioni che potessero in qualche modo provenire da confronti o consultazioni, quindi da altri ambiti delle relazioni sindacali e soprattutto dagli organismi paritetici per l'innovazione, cosa che non si ritrova. E la mia domanda, quindi, che è una domanda un po' retorica, è questa: dov'è che è visibile nelle relazioni industriali, nelle relazioni sindacali, ma direi in senso più ampio nelle relazioni di lavoro, quindi prendendo insieme la contrattazione e gli altri ambiti di relazioni sindacali, ma prendendo anche l'ambito della prerogativa manageriale, le relazioni dirette, eventuali pratiche di gestione del lavoro, dove è visibile il processo dell'innovazione? Perché
forse con uno sguardo che è quello mio specifico, a me sembra che, e certamente non con una definizione, come dire, accademica, a me sembra che le relazioni di lavoro possano essere considerate il processo sociale di accompagnamento della trasformazione del lavoro. E in qualche modo mi immaginavo, per esempio, che parlando di perché sostanzialmente perché il lavoro si trasforma? Il lavoro si trasforma perché vengono ridefiniti degli obiettivi, si ridefinisce la mission di un'azienda, oppure vengono inserite delle innovazioni che possono riguardare la tecnologia o i sistemi di lavoro. Questo processo è quello che avviene quotidianamente all'interno delle aziende, all'interno degli enti, e le relazioni di lavoro sono il processo che dovrebbe, diciamo, socialmente accompagnare la trasformazione. E in qualche modo, da qualche parte, deve essere visibile. Non è visibile nei contratti nazionali, no? Non è visibile, non deve essere visibile, mi sembra, nella contrattazione integrativa. Mi chiedo com'è possibile in qualche modo renderlo visibile. Faccio soltanto un paio di esempi. Mi sarei aspettato che, parlando di ridefinizione della turnistica, più o meno impropriamente, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che i confini, diciamo, della contrattazione integrativa andassero ridefiniti, ma comunque si vedono degli aspetti che riguardano la modifica, per esempio, delle esenzioni dai turni, piuttosto che le fasce di flessibilità in entrata e uscita e così via, che compaiono anche nella contrattazione integrativa. Mi sarei aspettata che si parlasse del fatto che, per esempio, le amministrazioni locali hanno cambiato tendenzialmente, o tendono, molte di queste tendono a cambiare gli orari di sportello, il che rende necessario in qualche modo intervenire sul numero di turni applicabili, così serali, notturni, sui turni di reperibilità, eccetera. Tutto quanto poi in qualche misura si vede nella contrattazione integrativa. Allo stesso modo, parlando di progressioni orizzontali e di riferimenti, di indicatori di riferimento per selezionare le progressioni orizzontali, piuttosto anche che di indicatori di performance, si facesse riferimento, che so, a cambiamenti dovuti al cambiamenti di ruolo, all'introduzione di forme nuove di organizzazione e così via. Ecco, se prendiamo un accordo integrativo, un contratto integrativo del settore privato, la prima, dove la contrattazione dell'organizzazione del lavoro è virtualmente ammessa, ma dove? Vorrei essere molto franca a dire questo: la gran parte degli aspetti dell'organizzazione del lavoro sono definiti sostanzialmente nell'ambito della prerogativa manageriale, per cui se vogliamo nei contratti se ne parla, però di fatto lo spazio che ha il sindacato per intervenire sugli aspetti fondanti del cambiamento organizzativo sono abbastanza limitati. Ora, anche in qualsiasi contratto integrativo di una media grande impresa, certamente non delle piccole, c'è un lungo preambolo che parla della situazione dell'azienda, della ridefinizione dei propri obiettivi, dei cambiamenti che sono stati resi necessari dalla tecnologia, dei cambiamenti del lavoro che si rendono necessari, e che quindi giustifica poi, e come in qualche modo introduce tutti i passaggi normativi successivi che in qualche modo vengono giustificati. Dentro questa, diciamo, filiera che sono, non so, il cambiamento degli obiettivi aziendali, i cambiamenti della tecnologia, e che ricadono sul lavoro, financo
ovviamente sugli aspetti della turnistica, sulla ridefinizione delle competenze e dei ruoli. Ecco, tutti questi aspetti vengono poi citati e normati e regolati dentro la contrattazione integrativa, cosa che forse non è possibile nella contrattazione integrativa del pubblico, però a partire da un processo che è in qualche modo reso visibile. Questo non succede nel pubblico. E questo processo è importantissimo perché anche poi la distribuzione del salario accessorio, quindi aspetto fondamentale della contrattazione integrativa, è un aspetto che viene dopo, come dire, gli effetti della trasformazione organizzativa, le performance che vengono determinate, e non può che logicamente essere questo. Quindi se al centro della trasformazione organizzativa della pubblica amministrazione ci sono degli obiettivi di riforma, tutto questo processo va reso visibile. Io non so se i semplici nuclei, organismi paritetici per l'innovazione sono i luoghi dove si può rendere visibile. Certamente sono degli strumenti che potrebbero essere valorizzati, però mi sembra che questo sostanzialmente manchi, e questo è un fattore enormemente motivante anche per le persone. Grazie. Grazie professoressa Consellini, che ci ha insomma dato anche la possibilità di ragionare sulle differenze di contesto che ci sono tra il pubblico e il settore privato. Certo, l'idea degli organismi paritetici per l'innovazione era un po' questa, cioè quello, l'organismo paritetico era un po' concepito come luogo di partecipazione che dovesse accompagnare i processi di innovazione. Poi sappiamo che diciamo, questo richiede anche proprio un cambiamento complessivo del contesto, e spesso queste condizioni mancano nel pubblico. Però insomma, l'idea dell'organismo era un po' questa che tu ricordavi, cioè quella di avere comunque un... Faccio rilevare che, per esempio, nell'organismo c'era anche un riferimento al fatto che la partecipazione fosse non solo delle organizzazioni sindacali, ma anche del personale, quindi c'era anche questa apertura un po', un concetto più ampio di partecipazione. Do la parola a questo punto al dottor Cascio, che invece si occupa del settore sanitario, è stato capo del personale di azienda sanitaria e se ne occupa anche perché poi collabora con noi anche in veste di rappresentante tecnico del comitato di settore. Prego Antonio. Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, io riprendo un po' una provocazione che il presidente Gasparini ha fatto all'inizio del suo ragionamento, cioè se siamo sicuri che la contrattazione integrativa abbia rappresentato effettivamente un efficientamento. Diciamo che, come tutti i cambiamenti, dipende in che momento di cambiamento tu ti poni questa domanda. Sicuramente una cartina di tornasole, credo lo dicesse anche il dottor Talamo, ma anche il presidente Naddeo, è stato l'aumento di spesa che ha portato poi al blocco del 2009. Sicuramente i primi 10 anni di contrattazione integrativa, penso da fine anni 90 fino al blocco, c'è stato sicuramente una spesa che è lievitata anche in considerazione di dinamiche di contrattazione integrativa che forse aveva uno spazio che sicuramente è stato un po' più ricondotto con gli ultimi contratti e a seguito anche del blocco riportato all'interno del contratto collettivo. Gli ultimi contratti sicuramente hanno portato, quantomeno sulle relazioni sindacali, hanno rimesso in fila le regole e si è definito che cos'è l'informazione, il confronto, la contrattazione integrativa, dandogli una conseguenzialità, cercando di razionalizzare le cose, e ha sicuramente favorito il lavoro delle aziende da questo punto di vista. Poi anche qua con dei pro e dei contro. Sicuramente a livello di semplificazione si sono semplificate le regole, penso al contratto della dirigenza sanitaria sugli incarichi, si è previsto un sistema
di paracadute per quanto riguarda le clausole di garanzia in caso di inefficienza da parte delle aziende, ma anche delle stesse organizzazioni sindacali. Si è semplificato il sistema indennitario e sicuramente la volontà che c'è del contratto che stiamo discutendo adesso del comparto sanità di forte semplificazione, di forte omogeneizzazione e di rendere l'applicabilità del contratto a cui poi può seguire anche diverse contenzioso molto più semplice. Poi anche qua ci sono i pro e contro della contrattazione integrativa, vanno anche visto, e riprendo quello che diceva anche il dottor Talamo su i casi di esondazione oppure i casi invece di eccessiva ristrettezza. Faccio riferimento in particolare al ruolo del confronto regionale. Ci sono regioni che l'hanno attivato e regioni che non l'hanno attivato per nulla, e soprattutto nel momento in cui viene delegato a questo tavolo il ruolo anche non solo di coordinamento ma anche di distribuzione delle risorse. Penso alle risorse Gelli, penso a quelle 435 bis, penso alle risorse dell'INAIL, penso ai decreti emergenziali che comunque destinavano alle regioni, e ovviamente in tutti questi casi l'inerzia delle regioni ha portato sicuramente dei blocchi e di non poter calare tutti gli effetti del contratto che si auspicava. Le inerzie poi hanno portato anche, ci sono inerzie da parte anche delle amministrazioni o degli stessi tavoli sindacali. Ci sono diverse aziende su tutto il territorio nazionale dove non è mai stata fatta la graduazione degli incarichi dirigenziali, cioè un'applicazione mera del contratto collettivo senza un'applicazione della parte variabile, dove tutto viene portato a residuo e magari con accumuli di residui anche di anni che poi vengono distribuiti a pioggia seguendo nelle migliori delle ipotesi le risorse del salario accessorio e della retribuzione del risultato. Per quanto riguarda invece l'organismo paritetico, voglio essere una voce fuori dal coro. In Emilia-Romagna si è un po' a fatica, però si è attivato su tutti i tavoli. È sicuramente un'alternativa tra una via di mezzo, come diceva il presidente Naddeo, tra il confronto e la contrattazione integrativa. È sicuramente uno strumento che, su cui, pur essendo all'inizio, credo che possa rappresentare un'opportunità un po' per tutti. Rimane, secondo me, pur condividendone l'impostazione, il vulnus dell'assenza dell'RSU, dove probabilmente, e sono contento che sia così, dove probabilmente però il ruolo delle organizzazioni sindacali firmatarie è sicuramente più forte, soprattutto sul lato dell'innovazione si rischia un po' di perdere magari la spinta dal basso da parte delle RSU. Un'ultima cosa, perché poi è un incontro sindacale, il rapporto tra la contrattazione integrativa e i limiti di spesa e il 23,2, comunque la parte relativa al tetto dei fondi sul 2016. Anche qua in realtà il legislatore con il decreto 80, l'articolo 3, ha rimesso alla contrattazione collettiva la possibilità di andarla a rivedere un po' quelli che sono i tetti e i tetti di spesa e in particolare il tetto della consistenza dei fondi. È uno strumento però che sicuramente, soprattutto a seguito della pandemia, necessita assolutamente di essere rivisto, e anche gli strumenti che sono stati messi in campo, penso in particolare al decreto Calabria oppure allo strumento che si sta sviluppando in questo momento con Agenas sulla determinazione dei fabbisogni, è uno strumento che comunque deve riuscire a rivedere quella che è i criteri della determinazione dei tetti della contrattazione integrativa. Un'ultima cosa, qui quasi un po' una domanda, perché non so darmi una risposta, dove andare un po' a definire anche quello che è il sistema indennitario. In questo momento la criticità della sanità è il personale dei pronti soccorsi e con tutta probabilità che nei contratti stiamo sviluppando l'indennità DPS così come prevista dalle norme di legge. Non è detto che tra
qualche anno continua a essere l'esigenza e la necessità di mettere risorse sui pronto soccorso e non si sposti su altri reparti, e l'andarlo comunque a prevedere con questa rigidità rischiamo un po' di fare come è stato per l'indennità radiologica, che è nato con una finalità, o anche l'indennità di malattia infettiva, che è nata con una finalità, lasciamo perdere tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni, ma poi aveva perso gran parte del proprio significato, però ormai rappresentava un portafoglio e una retribuzione che difficilmente è possibile andare a ripensare in questo momento. Grazie, grazie Antonio. Ecco, no, solo un flash sull'indennità di PS. Lì c'è anche il tema di quelle che una volta si chiamavano incursioni legislative sulla contrattazione, un tema che secondo me è attuale, perché il numero degli interventi nelle ultime leggi di bilancio che hanno previsto risorse al di fuori della contrattazione è molto elevato. E questo probabilmente non va nella direzione della flessibilità che tutti auspichiamo. Quindi, poi chiaramente sappiamo anche che la contrattazione può come dire riappropriarsi di queste risorse, questo meccanismo. Quindi, però diventa molto complicato attivarlo una volta che si è presa una strada. Quindi, solo una riflessione su questo. Do a questo punto la parola a Cesare Vignocchi, che è un esperto di pubblica amministrazione, in particolare ci aiuta a fare il rapporto semestrale, si occupa comunque di temi legati alla retribuzione dei pubblici dipendenti. Prego Cesare. Bene, grazie a tutti. Davvero molto d'accordo sul rapporto, interessante, il tema non è facile, di gradevole lettura, quindi grazie agli autori del rapporto che hanno in qualche modo messo in evidenza i temi fondamentali di cui occorre occuparsi. L'ora è tarda, quindi farò 4 flash che in qualche misura riprendono cose da già dette. Primo flash, una cosa che in qualche modo Antonio Laddeo ci ha già detto e che abbastanza particolarmente non è stata tanto ripresa. Quando noi giudichiamo la bontà del meccanismo dell'EPEO, andando a vedere il peso che all'interno della valutazione del meccanismo di attribuzione dell'EPEO ha la performance individuale, in qualche misura ci richiamiamo al fatto che il meccanismo col quale valutiamo le performance sia un meccanismo che funzioni. Ma questo è un tema decisivo, nel senso, noi immaginiamo che le PEO funzionino bene, se all'interno di quel meccanismo, vediamo un peso sufficientemente elevato per quanto riguarda performance individuali. Ma in questo modo diamo per scontato il fatto che il meccanismo di valutazione sull'altro versante delle performance individuali sia un meccanismo che funzioni, sia un meccanismo che effettivamente differenzi. Abbiamo gli strumenti, fa piacere vedere quello che diceva prima Pierluigi Mastro Giuseppe, che osserviamo elementi di nuova vivacità su questi temi. Io credo che però abbiamo anche gli strumenti quantitativi per andare a vedere davvero come ha funzionato il perno dell'intero sistema, che diventa un perno anche per le PO, e cioè il fatto di come davvero viene fatta la valutazione individuale. Primo flash. Secondo flash, riprendo una cosa che ha detto Pierluigi. C'è un convitato di pietra, e il convitato di pietra si chiama i criteri con i quali noi diamo, valutiamo, attribuiamo la performance organizzativa, cioè la performance di ente. La maggior parte, se andate a fare i conti, vi accorgete che la maggior parte delle risorse attribuite in termini di produttività attengono alla produttività organizzativa, e quella è la parte rilevante. Non abbiamo in qualche misura nessun chiaro meccanismo, e su questo in qualche modo sarebbe importante che capire qualcosa di più, un meccanismo, perlomeno una qualcosa che ci faccia capire cosa sta succedendo su questo versante, che è vero, è un convitato di pietra, perché è quello su cui in qualche misura vengono dirottate la maggior parte delle risorse per quanto riguarda il grande capitolo premialità. Secondo flash,
Terzo flash, ci diceva prima Nandeo, ma se il sistema fosse lasciato interamente libero, quindi non avessimo in qualche modo questi vincoli a monte in termini di attribuzione da una parte e dall'altra, che succederebbe? Che succederebbe? Succederebbe quello, come dire, che gli incentivi naturali profondi dell'intero sistema, e ci hanno detto, tanti amici ci hanno detto prima, non c'è dubbio, voglio dire, che la maggior parte di queste risorse, io credo, andrebbero in qualche misura a una produttività collettiva, a un modo, perché profondamente e in qualche misura anche tutti i meccanismi in qualche modo promozionali, le PEO, forse si orienterebbero maggiormente su un versante, come forse anche giusto, su un versante di anzianità. Quindi a quella domanda, che è una domanda che ci ha fatto il Presidente prima, c'è una risposta che credo vada data, cercando di capire quali sono le strutture incentivanti profonde dell'intero sistema. Su questo ho scritto una cosa recentemente. Quarto elemento. Abbiamo parlato recentemente con alcuni amici qui presenti, qualche tempo fa, sullo stesso tema. Io non sono riuscito a dire, e mi è stato detto alla fine, benissimo, queste cose non funzionano. Quale può essere una strada di uscita? Cosa immaginiamo? Io credo che ci sia un accenno importante nelle conclusioni del rapporto. Molti l'hanno già ripreso, quindi non stiamo scoprendo nulla. Ma io credo che considerare un terreno sul quale in qualche misura è necessaria un meccanismo anche di qualche ritirata, che ha a che vedere col meccanismo delle progressioni orizzontali, forse anche col meccanismo delle premialità, vada fatta. E le forze vadano concentrate invece cercando di potenziare questo istituto che in qualche misura pare avere elementi di nuova potenzialità, incarichi funzionali di responsabilità. Perché su questo credo che esista la possibilità di concentrare anche forze di resistenza, in qualche misura immaginare che su questo possa essere costruita una nuova modalità per attrarre talenti, per tenere talenti, per, come dire, incentivare la parte della coda dello sforzo, del merito più importante. L'ultimo accenno, perché dico che su questo forse va fatta anche un po' la guerra, perché a me stupisce il fatto che adesso ci accorgiamo che una buona parte, primi anni 2000, una buona parte delle risorse che stava dentro il fondo è stata dirottata in diritti di comparto. Quando è stato fatto, e questo evidentemente è stato un grosso problema, ma quando è stato fatto tutto questo, come dire, eravamo tutti presenti e tutti sappiamo che in qualche misura quella, come dire, è una battaglia persa, nel senso che una parte rilevante, e il direttore generale di Bergamo ce lo dice, una parte rilevantissima di risorse che stava sul fondo viene dirottata super minimo. Si dice così. Ma quella, come dire, è come dire, uno scambio negoziale sul quale in qualche misura si è dovuto concedere quel tipo di... Ecco, mi chiedo se in questo momento, su quest'altro versante che sono, come dire, il potenziamento di questi incarichi di responsabilità, anche da più parti in qualche modo si vede che potrebbero essere, come dire, una strada di uscita, una strada di valorizzazione di eccellenza, immaginando che sulle altre strade forse, come dire, non è più molto facile concentrare tanto sforzo negoziale, perché ci accorgiamo anche fra le righe della ricerca, delle conclusioni, che, come dire, è un terreno che è già stato abbastanza invaso e che quindi forse, come dire, occorrerebbe su questi altri versanti evitare che di riprodurre una storia analoga a quella che tutti abbiamo visto, che è quella dell'interinità di comparto. Grazie. Grazie Cesare. Anche qui di un brevissimo flash sull'ultima cosa che hai detto. Nel contratto delle funzioni centrali è stata prevista l'area delle elevate professionalità. Per l'area delle elevate professionalità non ci sono le posizioni, le PEO, le professioni economiche, e c'è l'incarico, diventa un elemento, diciamo, cardine del rapporto di lavoro. Quindi per quella categoria la scelta è stata comunque di non avere proprio le PEO e di puntare invece proprio sugli incarichi, che poi aprono altre problematiche, ma
Anch'io concordo sul fatto che quello è un istituto che dobbiamo potenziare e valorizzare. Allora, a questo punto io direi, vedo già una mano alzata, però se ci sono anche altri interventi, invito a alzare la mano e poi vi daremo la parola. Vedo prenotato Beppe Della Rocca. Adesso ti attiviamo audio. Mi sentite? Sì, perfettamente. Vai, Beppe. Ma guardate, lo sforzo fatto dagli amici dell'ARAN, dai consulenti e gli amici dell'Università di Milano è stato, da quanto si vede, abbastanza importante e di grosso impegno. Da questo però si possono, io parto dai loro interrogativi, specialmente da uno, questo del riemergere delle indennità di anzianità, del criterio dell'anzianità come criterio promotore di una differenziazione, selezione del personale ai vari livelli. Voglio dire che questo è presente anche nella produttività. Se noi leggiamo i criteri utilizzati per definire cos'è una valutazione di produttività individuale, troviamo molte espressioni simili a quello della valutazione. A quello dell'esperienza dell'anzianità. Quindi mi sembra che progressivamente questo criterio, dell'anzianità guadagni un proprio spazio. E forse un ritorno sotto certi aspetti, implicito, che va sotto nomi diversi che possiamo trovare all'interno del rapporto, ma possiamo trovare anche quando si valuta la produttività individuale. Ad esempio l'esperienza, eccetera, tutta una serie di cose una che sono presenti. Una confusione pazzesca. Come? Ah no, scusa. No, e pensavo non fosse aperto il microfono. Ritroviamo in parte queste cose qui. Ora, qual è la ragione che non si trova? La ragione fondamentale di tutto questa, di questi aspetti, di un bisogno di mettere assieme più pezzi, è quello, secondo me, che è venuta meno in questi anni una identità dell'organizzazione pubblica in quanto tale, rispetto a che cosa essa deve lavorare. E questo lo dice molto pensando ai vari criteri che sono stati utilizzati, di legittimazione, di amministrativo e poi di risultato. Il criterio è stato quello del risultato che è stato preso, è stato messo in campo. E su questo criterio però si è soffermati esclusivamente sull'identità, sulla valutazione individuale e non invece sulla valutazione dell'organizzazione, che è il criterio fondamentale con cui ci si affida per valutare l'organizzazione e di conseguenza gli individui. Qui c'è una lacuna da questo punto di vista. Se questa lacuna non è superabile, bisogna pensare ad altre direzioni che mettano assieme questa complessità, perché una organizzazione ha sempre bisogno di un'identità a cui riferirsi, cioè di un obiettivo su cui si muove, che prima erano di un certo tipo, che poi sono state successivamente in parte cambiate,
usando la valutazione delle prestazioni individuali, però senza la prestazione, diciamo, collettiva dell'amministrazione in quanto tale e senza una governance in quanto tale. Ora, sotto questo aspetto, ha ragione anche, si può dire, perché non c'è un riferimento all'innovazione? Non c'è un riferimento all'innovazione nel suo complesso perché, e questa è la differenza nei confronti del privato, perché non c'è un riferimento a una linea guida di risultato a cui riferirsi. E su questa base vengono poi fatti i piani di innovazione cui la Ponzellini citava. Ma non solo, vengono fatti anche nelle relazioni industriali le cose più semplici, come i premi di produttività collettiva. E qui stiamo discutendo invece se separare questi da quell'altro. Questo può essere un'opzione, però bisogna sapere che senza questi aspetti, senza aver chiaramente visto che siamo di fronte a una pausa o a dei limiti in questa direzione, cioè i limiti della valutazione delle prestazioni organizzative di un'amministrazione, che ad esempio anche probabilmente questa fase nuova del PNRR, di cui discuteremo poi un'altra volta, ci chiede, e a un certo punto, cioè, di che cosa parliamo? Parliamo di, possiamo parlare, tornare a parlare, di come parliamo attualmente anche, di legittimità della di legittimità di una direttiva e di una spesa allegata a questo, ma la spesa non si conoscono spesso quali saranno i risultati. Grazie mille. Grazie Beppe. E abbiamo un'altra mano alzata, Francesco Pezzino, se leggo bene, sì. Adesso le attiviamo l'audio. Prego, credo che l'audio sia attivato adesso. Sì, buongiorno, mi scuso intanto se non ho la webcam, ma sono in viaggio, quindi vi dovrete accontentare della voce. Ringrazio perché sia l'analisi sia le relazioni sono state molto interessanti e volevo riprendere una cosa detta dal dottor Naddeo proprio sulle progressioni economiche orizzontali. Io non sono per niente ottimista sul fatto che la valutazione possa diventare la chiave di volta delle PEO, per le ragioni che poi sono venute fuori anche dagli altri interventi, cioè le PEO andavano staccate completamente dalle dinamiche di aumento legate all'anzianità, perché no, anch'io concordo, gli scatti biennali e la performance da un'altra parte, anche perché le dinamiche salariali di base sono ferme, sono state ferme per anni e quindi è ovvio che le amministrazioni hanno utilizzato e purtroppo in futuro utilizzeranno ancora la PEO in chiave di, come dire, di minima dinamica salariale, soprattutto perché adesso con la ripresa di una dinamica inflattiva ci sarà da aspettarsi che le PEO siano di nuovo utilizzate in questa sede. Quindi mi chiedo a quando potremmo assistere finalmente allo sganciamento tra una minima, come dire, dinamica di aumento legata all'anzianità e la performance che potrà a quel punto, come dire, liberare le sue ali. Grazie. Sì, grazie. Grazie. E a questo punto direi, se Alessandro Buscati e Lorenzo Bologna vogliono, diciamo, dire qualcosa rispetto agli interventi che sono stati fatti e poi ci abbiamo a concludere, vista anche l'ora. No. Alessandro, vuoi? Lorenzo? No, sei spento, Lorenzo? Sei acceso? Sei acceso? Vado, io vado molto rapidamente su alcuni degli interventi.
che sono stati utili? Beh, intanto quelli di Naddeo e di Gasparrini, data l'esperienza che hanno, veramente sono sempre interessanti. Non mi ricordo più chi ha fatto dei due, ha messo la domanda, che ha ripreso anche Cesare Vignocchi, dove andrebbe la contrattazione collettiva senza la presenza di vincoli che in qualche modo la regolano, la disciplinano, eccetera. La risposta è molto semplice. Siccome il settore pubblico, questo vale anche per Anna, il settore pubblico è radicalmente diverso dal settore privato. Il datore di lavoro pubblico è un'altra cosa del datore di lavoro privato. Senza un po' di vincoli, il datore di lavoro pubblico fa quello che ha fatto tra il 2000 e il 2007. Se ne va per i fatti suoi. Ha incrementi del salario, della retribuzione individuale di fatto, comprensiva della contrattazione integrativa che hanno studiato Pierluigi e Cesare Vignocchi, di 15 punti percentuali in più di quello che è avvenuto nel settore privato. Sono un'altra cosa. Allora, un po' di briglie, un po' di regole, un po' di discipline ci vogliono, perché, come ha insegnato Beppe Hugh Clegg, maestro delle relazioni industriali, senza due padroni seri, la contrattazione collettiva, senza interessi contrapposti veri, la contrattazione collettiva diventa una farsa, una presa in giro, ed è inutile parlarne. Articolo comparso sul British Journal of Industrial Relations nel 1975. Leggilo, che ti sarà molto utile. Sono un'altra cosa. All'Anna. Anna, ci hai fatto delle domande interessanti, come quasi sempre, fuori tema. Cioè, fossi un maestro, ti direi, con la matita rossa, fuori tema. Cioè, non c'entravano. Noi dovevamo fare un'analisi dei testi contrattuali della contrattazione integrativa nel settore pubblico, non una comparazione tra la contrattazione integrativa nel settore pubblico e nel settore privato, e tantomeno delle relazioni di lavoro nel settore pubblico e nel settore privato. Cosa su cui sai che ho idee molto chiare e magari controverse, come ho detto, ma che non era l'oggetto della ricerca. Punto. Domande interessanti, fuori tema. Invece due osservazioni su quello che ha detto Cesare. Diciamo il suo primo flash e il suo quarto flash. Il primo flash è molto pertinente e convincente, cioè nell'attribuzione dell'EPEO dare maggiore peso alle risultanze della valutazione della performance, come ci ha sottolineato più volte Talamo, rispetto all'anzianità, è chiama in causa il fatto che la valutazione funzioni bene, che i sistemi di misurazione e valutazione della performance funzionino bene. Se non funzionano bene, sa passan dir che l'esito è controverso. Su questo, per esempio, mi ha illuminato l'intervista che ho fatto con il responsabile della contrattazione integrativa di Sesto Fiorentino, il quale mi ha detto che lì hanno un sistema di valutazione della performance che, dice lui, con la complicità, con la condiscendenza dei dirigenti, colloca tutti nella fascia altissima della valutazione in maniera indifferenziata. Nel loro contratto integrativo hanno dato maggiore peso alla valutazione piuttosto che all'anzianità. Ma lui dice: questa lo so bene che è una presa in giro. Perché? Perché basta una minima differenziazione nell'anzianità che la vince su una valutazione che è di tutti al massimo livello e tutti indifferenziati. Quindi certo che il meccanismo ideato funziona se, come dire, i suoi presupposti funzionano, se il sistema di valutazione della performance funziona. Quindi sono pienamente d'accordo con te su questo. L'ultimo flash che hai fatto, lì è un suggerimento uscito dalla dottoressa di Ferrara, me l'aveva fatto la parentesi. Nelle interviste è stato possibile indagare un po' di più le relazioni di lavoro che chiedeva Anna. Invece nell'analisi dei testi contrattuali no, si analizzano i testi contrattuali. Allora, sia Ferrara che la Ausl di,
Piacenza, che mi sembra anche Sesto Fiorentino, hanno suggerito questa cosa di come tutte le indennità che hanno a che fare con l'organizzazione, tema che interessa a Beppe, tiriamole via dai fondi per le risorse decentrate e dalla contrattazione e mettiamolo nelle prerogative dell'amministrazione, perché quello riguarda la macchina organizzativa dell'amministrazione. E invece lasciamo nei quindi mettiamola a bilancio e lasciamo nei fondi invece tutto quello che è performance, incentivazione individuale, eccetera, eccetera. Ora, io non so se possa essere una soluzione, ma la suggestione l'ho trovata interessante, forse sarebbe utile far parlare loro, che hanno esperienze di gestione, una tra l'altro di un'azienda che ha quasi 4.000 dipendenti, quindi non è una piccola cosa, non è il comune di Bugerro. Si hanno fatto questa osservazione, probabilmente è abbastanza interessante e questa può essere una pista. Naturalmente, forse qui Nadeo mi ha un po' frainteso, io lo condivido abbastanza questa. Ho riferito che sentiti interlocutori sindacali su questa ipotesi mi hanno detto assolutamente no. Loro però, non io e non i dirigenti aziendali, diciamo, sono i rappresentanti sindacali che mi hanno detto no, noi siamo interessatissimi a discutere delle indennità di funzione e vogliamo negoziarle. Ecco, ma è una loro idea, non è l'idea di quelle persone lì da cui ho imparato molto. Grazie. Io dico una cosa sola, ho fatto parlare prima Lorenzo perché sapevo che avrebbe detto meglio di me quello che avrei voluto dire io. Per flash, sì, il tema ha ragione il dottore Vignocchi, cioè il tema è la valutazione, cioè vuol dire due aspetti, perché la valutazione c'è sulla carta, poi molte volte non c'è la sostanza. Cioè io no, cioè io porto la mia esperienza, cioè quando ero parte pubblica e qua in statale, mi siedo sul tavolo sindacale, la prima cosa che mi dicono è mi raccomando, valutiamo in maniera, poco valutante, passatemi questo. E la cosa paradossale è questa, che tantissime persone, tantissimi dipendenti hanno voluto rivedere le valutazioni, cioè per dare dei numeri, su 2.400, su 2.300, 700, quindi questi sono... Ma quello che emergeva era questo. E dicevano, ma in quello che noi non accettiamo come personale è essere valutati in maniera omologata. Cioè c'è qualcuno che è molto bravo, ma io non posso essere valutato come quello che in realtà, siamo al minimo sindacale, quasi un gioco di parole, perché sono un po' meglio. Quindi il personale ti portava un'idea di voler essere differenziato molto di più di quello che veniva portato sul tavolo. Poi l'altro profilo, e sul piano gestionale, è anche molte volte che si utilizzano due valutazioni. La valutazione che non è proprio quella da performance, è quella ad hoc per le PEO. E questo sul piano contenzioso ti porta a dei cortocircuiti, come dire, mostruosi, anche perché molte volte, magari, credo di parlare tra persone, insomma, di non dire niente di stravolgente, che per, diciamo, sistemare diversamente qualcuno col quale non sei tanto in sintonia, gli dai un giudizio molto positivo per spostarlo, poi quando lo valuti dimentichi, lo valuti negativamente, contenzioso perdi la causa. Adesso semplifico il concetto, ma questo è un altro tema gestionale non banale. Io sono totalmente adesivo, lo dico in maniera espressa, senza dire di parole, per un ritorno agli scatti di anzianità. Secondo me sarebbero molto, come dire, ridurrebbero molti problemi, perché ha ragione il direttore Bertola. Cioè, sul tavolo sindacale perdi tempo e risorse per distribuire pochi euro. Cioè, è un bagno, come dire, di risorse che non, insomma, ha alla fine poco porta. Senza vincoli, la contrattazione integrativa, sono d'accordo con Lorenzo. Cioè, vuol dire, sarebbe una pioggia assoluta, nonostante e contro la Corte dei Conti, e con qualche, come dire, con qualche elemento, con qualche, quindi non, insomma, credo, io sotto questo profilo sono ancora più rigoroso, credo che la contrattazione integrativa più sia libertà vigilata meglio è, ma per difendere anche la parte pubblica che non è in grado molte volte, e anche che è in grado dipende dalla controspinta sindacale, cioè questo è un dato ineludibile secondo me.
chiudo una cosa sul tema del welfare, riprendendo quello che ho detto per Luigi, ma perché sul welfare non pensare di rispostare la possibile possibilità di attingere risorse al bilancio? Cioè, quando noi riuscemmo ante litteram sulla base del contratto di università, pescammo 3 milioni di euro al bilancio e li pescammo da lì, e per fortuna che li pescammo da lì, perché adesso comunque anche la nuova, cioè chi è venuto dopo di noi ha soldi da spendere, perché sul fondo effettivamente, oggettivamente, c'è qualche cosa, come dire, di stretto. Questo è un po', come dire, così, molto, molto, molto random quello che pensi in relazione a questo, e basta, niente di più da aggiungere. Grazie. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, io diciamo concluderei questo incontro, che insomma è stato molto molto utile. Ringrazio ancora Lorenzo Bordoni e Alessandro Boscati per il lavoro che hanno svolto, insomma un lavoro utilissimo che ci fa discutere di temi che sono complicati. Sappiamo che in questo ambito è difficile trovare soluzioni, diciamo, come dire, nette. Quindi, però certamente da questo dibattito io ho tratto spunti interessanti, insomma, ne ho annotati diversi. E quindi vi ringrazio, ringrazio anche le persone che sono intervenute, e quindi grazie ancora e buon proseguimento a tutti. Arrivederci. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.